Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi video haul di mezza stagione, ovvero di tutte le cose che ho comprato in queste due settimane di transizione da fine estate, autunno molto caldo, autunno pieno e poi ci rivedremo per gli acquisti invernali. Ho comprato poche cose che mi servivano proprio da mettere in questi giorni perché adesso ho finito ormai di fare il cambio di stagione, però avevo ancora tutto l'armadio pieno di toppini estivi e sinceramente la mattina iniziava a fare un po' freddino. Quindi ho scelto tutti i capi basic, come sempre, da rimpiazzare a cose che nel frattempo avevo tolto e qualche sfizietto qua e là. Iniziamo da H&M. Allora, prima cosa che vedete è questa maglia che ho comprato, ve la faccio vedere, vabbè, adesso vi metterò anche la foto. Perché non l'ho comprata solo in nero ma anche in panna. Ed è questa maglia blusa, in realtà loro lo chiamano top increspato perché è proprio il tessuto, quel tessuto che va adesso un po' increspato. Vedete che belle che sono le maniche. Veste abbondante, veste over, io ho preso comunque una L. Arriva fino alla XL e c'è anche la XS. Costa 9,99€, 10€ e appunto io l'ho presa in questo colore, che è facile anche da mettere con un jeans e una sneakers, nero perché va su tutto, e vi lascio anche la foto col colore senape, proprio un giallo senape molto carino. Intervengo un attimo e vi faccio vedere come sono i capi indossati, visto che ci ho messo 2 secondi a registrare questo video e ho del tempo libero. Allora, maglia nera, la blusa nera, veste così. Come vedete io ce l'ho messa all'interno. Le maniche sono a palloncino, vestibilità ve l'ho detto normale, non è lunghissima quindi non arriva alle anche, e la vestibilità è normale, c'è poca differenza sinceramente, ho provato anche la M ma c'è proprio poca differenza tra la M e la L, cambia mezzo centimetro di lunghezza, io la porto come in questo caso, ce l'ho nei pantaloni, nei jeans e quindi mi piaceva un po' più over. Seconda cosa che ho acquistato, anzi terza cosa che ho acquistato da H&M è questa camicetta. Allora, questa fantasia è presente anche in un vestito lungo, uno chemise lungo con la cinturina in vita, molto carino. Io però ho scelto di prendere la blusa con lo scollo a B, i laccetti in vita in modo da fare un po' un effetto arricciato e i bottoncini. Costa 19,99€, non è disponibile perché ho scansionato il codice con l'applicazione, ma non è disponibile online. Ma ho trovato quest'altra variante che vi può comunque far capire come veste un po' la blusa. Sono molto contenta perché ero spaventata dal fatto che lo scollo a V fosse profondo. Io non amo le scollature perché avendo molto seno non mi piace mostrare, cioè si vede che ce l'ho, non c'è bisogno che lo mostri così. E invece no, è molto elegante come scollatura, uno scollo a V elegante, portabile tranquillamente anche per andare a lavorare, non è sconcio. Invece è la camicia, adesso ve la faccio vedere anche sotto, comunque vi volevo far vedere la scollatura, ci sta come scollatura, scollo a V è perfetto, sulle maniche c'è questo bottoncino e quindi rende proprio la manica anche un po' svolazzante, quindi non è aderente. Vedete che ci sono questi laccettini qui che voi potete, non potete tirare perché sono legati, però potete stringere per creare l'effetto più arricciato. L'unico accessorio che ho acquistato sono questi fermagli, sono dei classici fermagli a clip, quelli antichi insomma che usavamo da bimbi, tutto con degli strassini neri. Fate attenzione quando lo comprate, costano 9,99€, sono una coppia quindi due, fate attenzione, cercate bene anche fra quelli esposti dietro perché alcuni hanno gli strass già che stanno per venire via, quindi cercate insomma una coppia abbastanza solida, però mi piacciono. Adesso non so come li metterò, boh, vedremo. No, vabbè, non facciamo cose strane. Penso che li metterò più quando faccio la coda, bassa o alta che sia. Vi farò sapere, vi aggiornerò, tanto mi vedete su Instagram, che vi lascio comunque scritto da qualche parte. Altre due cose sono due camicie, sempre di H&M,
e sono questa qui che fa parte, era uscita questa collezione bellissima con Richard Allen, con tutte queste stampe anni 60 geometriche in vari colori. Io ho scelto la variante nera e panna, perché in realtà non è un bianco ottico, è un bianco sporco, quasi un panno, che mi piace molto. L'ho già indossata questa con un pantalone nero, un jeans nero, insomma crea un outfit solo con una camicia e mi piace molto questa cosa. E vi metto il prezzo qui perché non ho più il cartellino, comunque l'avete visto. Altra camicia che ho preso è questa qui a scacchi. C'erano altre varianti di colori, c'è la classica rossa nera, bianca, nera e grigia. Io ho scelto il verdone perché non avevo niente di questo colore e volevo insomma una camicia che potessi insomma mettere anche con una t-shirt bianca sotto per andare un po' più sportiva, oppure con un jeans o un pantalone nero o un jeans nero. Questa dentro siamo a posto. Questa invece è la vestibilità della camicia che io ho già messo nel solito jeans. Vestono uguale, cambia ovviamente solo un po' il tessuto. Questo è un simil cotone, questo invece è un tessuto simil raso poliestere. Vi faccio vedere la taglia. Io ho preso una 40 di entrambe. Passiamo a Zara. Zara ho preso solo due cose perché per il mio compleanno mi hanno regalato una card da Zara e quindi ne ho approfittato e ho acquistato online. Ho acquistato online perché mi ero fatta un'idea, poi andando in negozio quelle cose che avevo visto online non le ho trovate e quindi le ho comprate online. Tra l'altro è comodissima la spedizione di Zara perché potete farvi arrivare il pacco direttamente in negozio, e infatti io in questo caso ho fatto così perché non ero a casa quando quei giorni che sarebbe arrivato. Prima cosa, seguendo il trend delle maniche a palloncino, ho preso questa felpa grigia, che in realtà è una felpa molto molto leggera, con queste maniche strette fino al gomito, e poi a palloncino, a sbuffo. Vi metto la foto. Io ho preso una L, comunque le taglie vanno dalla S alla XL, e viene 19,95. Mi piace moltissimo come l'ha indossata la modella. La modella nella foto è vestita come penso di indossare io questa maglia, quindi di metterla nel jeans, una cinturina nera. Mi piacciono pure gli orecchini a cerchio, però ho deciso che non compro più bigiotterie, quindi farò con qualcosa che ho. L'ultimo capo, proprio di mezza stagione, ve l'ho detto che avevo preso solo qualche cosina, perché per il grosso aspetto di farmi un'idea di quello che ho nell'armadio e poi provvederò, il grosso invernale, ho preso questo 100 grammi, che in realtà è più pesante. Non so se vi ricordate il 100 grammi che avevo preso questa primavera da H&M, quello beige. Questo qui è un pelo più pesante, quindi sarà un 100 grammi e mezzo, 150 grammi. E mi piaceva perché uno è blu e io non avevo nulla di blu sportivo da indossare appunto in maniera così sportiva. E poi perché la forma è scampanata. Adesso io ve lo faccio vedere qui in camera per farvi vedere bene il blu, per farvi vedere il dettaglio che mi è piaciuto molto. Senza scollo, quindi lo scollo rotondo. Ha sia la cerniera che i bottoncini e poi segue appunto una forma scampanata. Quindi è carino, mi piace, è diverso, non è il classico 100 grammi attillato, super stretch, ma appunto ha questa forma un po' più femminile. Le tasche all'interno sono persino felpate, non ci crederete mai, ma sono felpate. Quindi per quello che penso che sia un po' più pesantino rispetto al 100 grammi classico, sulla manica abbiamo la cerniera. E io ho preso una XL, ho preso un XL che con un maglioncino, anche con un maglione un po' più pesante, è perfetto, sennò io non mi ci muovo più dentro. Sto per morire di caldo, inizio a pensare che non sia stata una grande idea. Comunque questo è il 100 grammi, adesso lo chiudiamo con la sua cerniera. E questo è. Avete visto? Vi avevo detto che erano poche cosine e sono veramente poche cosine, però ci tenevo a farveli vedere perché so che poi queste cose, se non le prendete adesso, tipo questa qui, io durante l'inverno non le trovo, in primavera non le trovo perché comunque fanno
dei capi diversi, propongono dei capi diversi, quindi questi sono i classici basic da avere sempre nell'armadio, che ci risolvono sempre i problemi. Spero di avervi fatto vedere qualcosa che vi piace, se vi piace li trovate tutti ancora disponibili, perché ho controllato e sono tutti disponibili, tranne la camicia che dovete andare in negozio. Niente, ci vediamo al prossimo video.